and down like this no more, babe. Amarezza Robur, il 35esimo turno del girone A di Serie C è nefasto per i colori bianconeri, e il Siena scivola ad Arezzo per 1-0 nel Superderby, bene scavalcato in vetta nuovamente dal Livorno, adesso con 2 punti di vantaggio sui bianconeri di Michele Mignani. Robur che sarà chiamata dunque a conseguire 3 punti in più in questi ultimi 3 turni rispetto agli Amaranto del tecnico Sottil. L'aritmetica tiene ancora in gioco i bianconeri, che sabato alle ore 14.30 all'Artemio Franchi sfidano il Cuneo. 339 15 20 060 per gli sms e i messaggi WhatsApp, dite la vostra, naturalmente anche tramite la nostra pagina Facebook Radio Siena TV. Buonasera, benvenuti su Calcio Spettacolo. Avanti con la clip, vediamo chi è l'ospite di questa sera. Well, mama, take this bad job for me. It's getting dark, too dark to see. Feel like I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Soltanto ricordare che non siamo né in Serie A né in Serie B né in Lega Pro, ma in Serie D. Simone Vergassola, uomo naturalmente di grande probità e che incarna i valori della Robur, il vice allenatore bianconero. Buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Ti è piaciuta la clip introduttiva? Abbiamo raccolto un po' l'essenza da giocatore e allenatore. Bella, quella da giocatore è più bella di quella da allenatore, nel senso che l'ultima da allenatore c'è anche l'espulsione, purtroppo mi sono macchiato già di questa cosa. In un'amichevole, è ancora più grave. Sono riuscito addirittura in questo. E poi a completare il nostro parterre, Roberto Benincasa. Buonasera a voi. E il professor Vincenzo Vullo. Ciao, buonasera, ciao, ciao. Simone, anche per dovere d'ospitalità comincio da te, ci diamo del tu se me lo consenti. Ritornando sulla partita di Arezzo, il Siena che nella prima parte di gara ha attaccato a testa bassa, 3 occasioni da gol, poi però cos'è successo? Ma siamo partiti bene, abbiamo fatto la partenza che dovevamo fare con intensità, creando occasioni da gol, siamo riusciti a tenere in mano il pallino del gioco per credo 25 minuti, poi c'è anche l'altra squadra, l'Arezzo è secondo me una buonissima squadra, di là che aveva qualche assenza, però è venuto fuori l'Arezzo, che ci ha creato un minimo di grattacapo, dico io, perché ha fatto un tiro da fuori, 2 cross, però primo tempo secondo me è gestito bene, fatto nella maniera che si doveva fare, con 2 parate importantissime del portiere avversario. Siamo partiti il secondo tempo di nuovo con,
con l'atteggiamento giusto, perché la prima occasione l'abbiamo creata noi col capitano, con Alessandro, dove il portiere ha fatto di nuovo una buonissima parata e lì è venuto fuori il gol. Sì, in 20 secondi, dalla palla ciccata da Vassallo. Dove il grande giocatore, un giocatore insomma, di categoria superiore come Cutolo, è stato molto bravo, perché con un dribbling secco e poi l'ha messa all'angolino, anche se non era un tiro potente, però secondo me ha preso il tempo anche al portiere. E poi lì c'era tutto il tempo per continuare a giocare, che poi è quello che abbiamo sempre fatto durante l'anno, perché provando a giocare sempre la palla e provando a fare la partita siamo riusciti a fare i nostri punti e a vincere parecchie partite. E invece ci è mancato un po' quello, cioè probabilmente il fatto che siamo alla fine della stagione, che il Livorno ha vinto, che tu dovevi recuperare la partita, ti ha portato a essere poco lucido, poco ordinato, e hai smesso di giocare, hai provato a lanciare spesso questa palla avanti, dove diventa difficile per gli attaccanti. Volevo chiederti, scusami Simone, a questo proposito, quando la squadra, fermo restando il campionato eccezionale del gruppo, tant'è che se il Livorno non avesse avuto un crollo, la Robur è stata bravissima ad approfittare delle defiance degli Amaranto, staremmo qui a parlare di un Siena magari che avrebbe stazionato sempre al secondo posto, un'impresa eccezionale, e ci sarebbe anche più serenità, non questo velo di amarezza. Fermo restando tutto questo, che non toglie appunto il gran campionato del Siena, nelle occasioni dove veramente c'era la pressione di conseguire il risultato, mi viene in mente Monza, Pontedera, Punta d'Arezzo, la squadra mi sembra che abbia accusato delle lacune a livello caratteriale e di personalità. Ti chiedo perché, ci vuole anche della freddezza mentale per gestire un primo posto? Ma di sicuro ci vuole un po' di esperienza in più probabilmente. L'ha accusata al Livorno, che ha giocatori che hanno fatto la Serie A come Vagliani, Bruno, Vantaggiato, Mazzoni, e di conseguenza la può accusare anche il Siena, che ha giocatori più giovani che hanno fatto in pochi categorie superiori, e quindi ci sta perché nella crescita di un gruppo, se ti manca un po' di esperienza nei momenti più delicati, ti manca qualcosa, ecco, quello di sicuro. Però io dico che comunque dall'inizio dell'anno la squadra è cresciuta e migliorata tantissimo. Poi oggi siamo a parlare purtroppo della sconfitta ad Arezzo, e potevamo essere lassù in classifica, adesso dobbiamo rincorrere. Però analizzando tutto l'anno, sì, io sono premessa, assolutamente. Sì, no, io come credo il mister, come penso insomma, gli addetti ai lavori, la società sia contenta del lavoro che hanno fatto i ragazzi in campo, perché hanno sempre sputato sangue, questa è la cosa bella, sono cresciuti e hanno fatto partite importanti. Poi oggi siamo tutti incavolati, siamo un po' amareggiati e dispiaciuti, però abbiamo ancora tre partite e il bello del calcio è anche quello che fino alla fine te la puoi giocare. Ci sono ancora possibilità e bisogna cercare di sfruttarle. Roberto Benincasa, quanto ha pesato l'assenza di Guberti ad Arezzo? Secondo me in modo determinante, perché è vero che abbiamo giocato questi 20-25 minuti a buon livello, anzi oserei dire anche qualcosa di più di un buon livello. Abbiamo avuto le occasioni, ma c'è stata anche una considerazione che faccio io, e la domanda la rivolgo a Vergassola, che è un super ospite, non è ospite e basta. No, infatti gli dedicheremo il tempo che si merita, assolutamente. Il Siena ha puntato molto sulla propria fascia sinistra. Il gioco è stazionato molto sulla nostra sinistra, abbiamo creato molte opportunità nei primi minuti sempre su quella palla. Sulla fascia destra la situazione è venuta con i tagli di Neglia, la situazione poi l'Arezzo ha preso le contromisure e ci ha un attimino imbrigliato su quella che era la parte più importante della zona del campo. Lì abbiamo avuto difficoltà e si è visto proprio la mancanza di un Guberti che riesce a bilanciare i due aspetti, la destra e la sinistra nostra, in un modo importante. Te che ne pensi? Abbiamo rivisto anche dei gol di Guberti nel frattempo.
Penso che Stefano sia un giocatore molto importante perché lo dimostra il suo curriculum e comunque quello che ha fatto quest'anno con noi. C'ha tanta imprevedibilità, c'ha cambio di passo, vede la giocata. È un giocatore che insomma, quando manca si fa sentire, senza nulla togliere a chi ha giocato al suo posto, perché Cruciani in queste due partite, sia a Piacenza che ad Arezzo, secondo me ha fatto delle ottime cose. Si è fatto trovare bene fra le linee, è andato Cruciani, Simone tiro. Forse più trequartista, mentre Coberti battitore libero della squadra, a volte insomma, si allarga sulla fascia, Stefano, va a prendersi la palla. Sì, a Stefano piace più allargarsi perché lui è un giocatore di fascia e quindi gli piace più andare a sinistra o a destra perché ha sempre giocato più sull'esterno. E quindi secondo me la sua ricerca è anche quella, anche se poi insomma, gli chiediamo di andare anche in mezzo al campo, tra le linee, a cercarsi la palla, però è probabilmente il suo habitat naturale è quello più vicino alla fascia. Cruciani invece, Michele, è un giocatore che può fare probabilmente sia la mezzala che il tre quarti più puro e gli piace stare più nel mezzo del campo e qua trova gli spazi e trova anche l'occasione di andare al tiro perché a Piacenza l'ha fatto più di una volta, ad Arezzo si è infilato benissimo, il portiere ha fatto una parata strepitosa. Poi vedremo il servizio. Probabilmente l'Arezzo poi è stato bravo, come dicevi tu Roberto, è partito con un modulo, poi ha spostato, per dire, Foglia a dar fastidio a Gerli, si sono messi in fase di non possesso in un'altra maniera e ci hanno forse un po' imbrigliato, però poi secondo me anche noi ci abbiamo messo un po' del nostro a cercare sempre questa giocata lunga e senza prediligere il fraseggio a terra, che è poi la cosa che probabilmente ci riesce meglio. Vincenzo, coinvolgo anche te naturalmente, dopo il gol dell'Arezzo, arrivato al quinto del secondo tempo, abbiamo raccontato l'azione, poi la rivedremo, quello che poteva essere il vantaggio del Siena si è trasformato in quello amaranto, però la reazione bianconera non si è poi materializzata in maniera veemente, c'erano comunque altri, un'abbondante parte di secondo tempo per pareggiare, magari anche ribaltare la partita. Sì, questo è l'aspetto direi da sottolineare, forse più preoccupante, perché il tempo, come hai detto te, c'era tutto per poter, cioè, ci sta a difendere un gol ai primi minuti del secondo tempo, però c'è tutto il tempo per potersi organizzare, per poter rimediare. Il Siena ha dimostrato, dunque, intanto si è trattato dell'ennesimo match point direi sprecato, perché al Siena è capitata l'occasione più di una volta di poter fare il salto di qualità nel momento topico del campionato e questo lo era, e purtroppo l'abbiamo fallito. Il primo tempo, sono perfettamente d'accordo con l'analisi che ha fatto Simone, un primo tempo incoraggiante durante il quale c'eravamo diciamo illusi di poter in qualche maniera avere buon gioco. Ci sono stato un paio di sì, soprattutto in avvio con questa bava alla bocca, sì, che si era subito fatta vedere. Il portiere l'abbiamo visto lì, che parata ha fatto su Cruciani. E poi non è nelle immagini, ma dopo un minuto il Siena ha battuto un calcio d'angolo, sì. E Boulevardi a botta sicura ha calciato dopo un errore del portiere Amaranto e la palla è stata murata sulla linea di porta. Il secondo tempo, con sorpresa di tutti, il Siena ha ripetuto quella situazione di amnesia che aveva manifestato già in altre gare. E questa partita io la metto a fianco a quella di Pontedera, perché gli assomiglia molto, no? Un Siena piuttosto nervoso, svuotato da energie fisiche, anche nervose, che non ha poi saputo reagire, organizzarsi nel momento in cui c'era da fare veramente il salto. Cioè, questa squadra ha fatto una grande rimonta, dimostrando veramente qualità e forza, al momento in cui però si è presentata a dover affrontare una situazione decisiva
come le ultime gare, quando il Livorno ha perso e noi dovevamo vincere per allungare, e domenica è stata una di queste occasioni. Purtroppo la squadra ha dimostrato il famoso braccino del tennista, quello step in più nel percorso di crescita. Io lo chiamo il braccino corto, non ce l'abbiamo fatta. A un certo punto siamo andati avanti con quelle palle improbabili e sicuramente facile preda delle difese avversarie, con le quali non costruiamo niente e non creiamo niente. Rivediamoci allora gli highlights con il commento, il film della partita dello stadio comunale Arezzo-Roburziena, e poi torniamo in onda. Campionato di Serie C, Girone A, 35esima giornata, un turno che rappresenta il crocevia stagionale per la Serie B. Al comunale la capolista Roburziena affronta l'Arezzo. Derby infuocato con in palio promozione ma anche la salvezza. A 170 km di distanza si sta anche giocando il secondo tempo di Livorno-Pisa, con il Livorno avanti 1-0 e temporaneamente di nuovo primo. Siena quindi obbligato a vincere. Parte forte la Robur, Marotta protegge, Marotta sfugge a Muscat e Luciani, Marotta mette al centro, sbuca Cruciani, Perisan, miracolo. Perisan neutralizza la staffilata del trequartista italo-canadese, intervento prodigioso, disperato, Cruciani. Ripartenza Siena condotta da Neglia, finte su Semprini, nell'imbucata per Marotta, alleggerimento di Muscat verso il portiere. Perisan riesce a tenere in campo la palla ma la perde, porta vuota, pasticcia Perisan, raccoglie Neglia al centro, Varga che tocca e poi Luciani spazza via. Calcio di punizione per il Siena, va a Cruciani sopra la barriera, però Perisan si fa trovare ben piazzato. Finisce la spugnata del Siena, viene fuori l'Arezzo, De Feudis apre per Cutolo, Cutolo punta Rondanini e Boulevardi, Cutolo assist per Foglia che gira verso la porta, sul fondo. Ancora Arezzo, Benucci converge, mette in moto Cutolo, Cutolo fa saltare e sbraga, supera anche Boulevardi, la potenza di Cutolo che non inquadra però lo specchio. Qui il Siena riprova con Cruciani che cerca un'idea, fa scorrere per Neglia lasciato libero, Neglia conclusione, Perisan in angolo, difficile far gol da quella posizione. Nel frattempo è finita il picchi, Livorno batte Pisa 2-0, Livorno di nuovo in vetta, punizione per l'Arezzo, Foglia tocca per Cutolo, il siluro in due tempi, pane. Secondo tempo, l'essenza del calcio in questo minuto, la sua bellezza anche crudeltà, break di Boulevardi, tocco largo per Marotta, Marotta punta a Semprini, il destro Perisan e poi Vassallo buca il tapin. Occhio al cronometro, eravamo a 49-22, azione che prosegue, ripartenza dell'Arezzo, Lulli a centrocampo, sventaglia per Cutolo, Cutolo lascia rimbalzare, Rondanini cerca di tamponarlo, Cutolo sponda, Cutolo, diagonale, Mancino, rete. Eravamo a 49-20, ora siamo a 49-42 in 20 secondi dal possibile 1-0 Siena a quello dell'Arezzo. Nono gol in campionato di Agnello Cutolo, che dopo aver fatto piangere il Livorno non fa sconti neppure alla Robur. Siena che sprofonda a -2 dal Livorno, bel gol di Cutolo che infilza pane ed esplode lo stadio di Arezzo. Siena che è scosso e rischia pure di capitolare quando D'Ambrosio riceve e si fa sfilare il pallone da Luciani, Luciani che non calcia, serve Regolanti, sbraga, salva tutto, Mignani mette dentro tutte le punte, Emausso, Santini e pure D'Ossena a fare il centravanti oltre a Cristiani, e qui Emausso pesca proprio Cristiani, Cristiani in mezzo, Perisan smanaccia in uscita su Marotta, poi Luciani libera. I circa 800 sostenitori del Siena masticano amaro, la Robur è seconda in classifica, i bianconeri cercano almeno in pareggio, Guberti non riuscirà a giocare per l'infortunio riportato contro la propria Cenza, azione qui confusa, Cenetti sporca il cross di Cristiano, anticipato Santini, si coordina Emmausso, pallone però non angolato, bel gesto tecnico ma tiro che non ha efficacia, finisce 1-0 per l'Arezzo, la Roburziena perde derby e primato a 270 dal termine, i bianconeri vengono sbalzati a -2 dal Livorno, per riconquistare la vetta il Siena dovrà ottenere 3 punti in più della Bronici, la strada per la Serie B diretta è tutta in salita. Queste dunque le immagini della sfida del comunale con la vittoria dell'Arezzo sulla Robur. Ripartirei da alcuni messaggi che ci sono arrivati. Il primo, a firma Massimo, che conclude anche con un viva la Robur, fa un elogio grande a Michele Mignani e a Vergassola. L'opinione di Massimo è che con questi giocatori di livello mediocre siano riusciti due mister con la loro professionalità a ricavarne il meglio. Poi Simone ti faccio magari anche rispondere.
concludiamo con i messaggi, perché ne abbiamo altri due. Purtroppo abbiamo fallito tutte le partite decisive, il campionato era decisamente alla portata, ma evidentemente i limiti caratteriali della squadra sono tali che appena si trova ad affrontare scontri decisivi crolla in modo automatico. Anche il fatto di avere un allenatore come Mignani che non ha molta esperienza non aiuta a tenere la tensione alta. Ripeto, occasioni come quella di quest'anno non ricapiteranno tanto facilmente. Luca, naturalmente Simone, come vedi i tifosi si dividono un po' fra l'amarezza di un primo posto che sembra sfuggito di mano, ma comunque anche la consapevolezza di aver fatto un ottimo lavoro. Ora non credo che questa squadra sia composta da giocatori mediocri, perché no, della qualità si è vista durante l'anno anche grazie a un ottimo gioco. No, no, i giocatori mediocri lo trovo eccessivo, siccome sono buoni giocatori che stanno facendo un ottimo lavoro. Di sicuro non siamo la squadra più forte sulla carta, perché ci sono squadre più attrezzate che hanno speso di più, perché Livorno, Alessandria, Pisa hanno speso di sicuro, Piacenza hanno speso più di noi, Viterbese, ci sono squadre che hanno speso più di noi, non vuol dire che sono più forti, però hanno speso più di noi e quindi avevano di sicuro un budget superiore per fare un campionato superiore. Noi secondo me stiamo facendo, i ragazzi stanno facendo delle ottime cose, il mister, secondo me il mister bravo, che non ha la bacchetta magica, che anche lui come me, come i ragazzi, fa degli errori, perché se fosse il più bravo, se fosse ancora più bravo, non, probabilmente non sarebbe a Siena, ma sarebbe o in Serie B o in Serie A. Questa è una crescita, secondo me, di staff, di squadra, di società. Io ripeto, c'è da parte nostra, da parte dei ragazzi, c'è amarezza, dispiacere, incazzatura, perché incavolatura magari suona poco, però c'è anche la consapevolezza di aver fatto anche buone di aver fatto anche buone cose. È tutto molto più difficile, però adesso noi dobbiamo pensare subito al Cuneo, perché non sarà una partita facile, perché se pensiamo che il Cuneo laggiù non è una partita facile, quindi bisogna pensare già alla partita successiva. I cambi, vi aspettavate di più dalle sostituzioni? Avete schierato tutte le punte in campo a disposizione, sono entrati Emmausso, Santini, anche Cristiani, che comunque è un giocatore offensivo, Dossena a fare il centravanti, però gli equilibri non si sono spostati più di tanto. Sì, gli equilibri non si sono spostati, i ragazzi che sono entrati hanno cercato di dare il loro contributo, ma probabilmente era l'andamento della partita che aveva condizionato un po' il tutto. Non è mai facile entrare dalla panchina e cambiare gli equilibri di una gara, poi magari c'è una palla da fermo e puoi fare gol, però tu cerchi di fare dei cambiamenti, ma insomma non è neanche logico dare delle responsabilità in più a chi entra, ecco. Certo. Quando uno fa dei cambi è per o aggiustare o mantenere una situazione, però io credo che chi è entrato abbia cercato di dare il suo contributo come chi stava in campo dall'inizio. Ecco. Prima della pausa, Vincenzo e poi Roberto, volevo rivedere, grazie alla regia, quell'azione alla quale facevamo riferimento, dove c'è stata questa sorta di sliding door, tale per cui la Robur ha avuto la palla del vantaggio con il tiro di Marotta, poi respinto dal portiere, qui rivediamo la galoppata di Boulevardi, il tocco largo per Marotta che supera il diretto marcatore che era Semprini, respinge il portiere, Vassallo manca l'aggancio, sulla ripartenza segnerà il Livorno, Vincenzo. Beh, dunque, qui è evidente la gran parata del portiere, e non è la prima, perché questa era un'altra palla importante che noi abbiamo avuto a disposizione. Vassallo lì cicca la palla e dà via libera alla ripartenza dell'Arezzo, dopodiché c'è stato questo ribaltamento di fronte che ci ha trovato un po' scoperti con Rondanini indeciso sul da farsi, anche perché vedeva avanzare l'altro avversario e non sapeva se c'era Sbraga lì a coprire evidentemente, e quindi si è trovato un po' indeciso tra
chiudere subito, o cioè accorciare o rimanere a copertura della zona. Ha dato quei metri di campo a Cutolo, che non ha perdonato. Lì ha fatto una gran giocata, cercando beffando Rondanini, e il portiere stesso probabilmente non si aspettava una palla così perfettamente incrociata. Roberto, poi andiamo in pausa. Sul gol, cioè sulla possibilità di Vassallo e Ferrete, se si guarda un attimino, Vassallo è fermo a gambe larghe, la palla gli arriva, da quella posizione non poteva far altro che riposizionarsi sul pallone, quindi di stopparlo, era difficile tirare di prima. O era in movimento, se fosse stato in movimento sarebbe stato molto più semplice, ma era il momento in cui era fermo, e questo l'ha penalizzato. Per quanto riguarda la rete subita, se si riguarda l'azione, c'è il momento in cui il difensore deve intervenire, cioè la palla è una palla lunga, rimbalza, dunque noi sapevamo tutti che Cutolo era l'elemento, eccola, guardate, cross, batte per terra, si alza la palla. In questo punto il nostro difensore doveva essere attaccato all'attaccante, proprio in un modo totale, doveva sentire anche verbalmente la vicinanza di un compagno, rischiare qualsiasi cosa e arrivare addirittura con le mani addosso all'avversario per sentirlo. Non so se avete visto qualche partita anche di Champions League, così parliamo di grandi difensori e grandi attaccanti, ma quando ti attaccano i grandi attaccanti, il difensore deve trovare tutte le possibilità per fermarlo, e la prima cosa che fanno è allungano il braccio per sentire se cosa fa l'attaccante. Questo doveva essere fatto anche da Rondanini, gli mancherà senz'altro esperienza, ma doveva, quando si affronta queste squadre c'è una punta fondamentale da tenere sott'occhio, questo deve essere un elemento importante. La palla rimbalza, non arriva direttamente lì, nel rimbalzo devo essere io prima, o se non arrivo sulla palla arrivo sull'uomo, e questo ci ha voluto dire la partita. Poi proseguiamo, dobbiamo leggere anche altri messaggi, pubblicità, e poi di nuovo insieme con la seconda parte di Calcio Spettacolo. Calcio Spettacolo, direi di ripartire da alcuni messaggi, le raggruppo anche per argomento. Simone, ti voglio coinvolgere perché, come saprai, i tifosi, almeno alcuni, a volte non sono completamente concordi sulle prestazioni del portiere Pane. Ci dicono, Pane, un giocatore mediocre c'è, il portiere naturalmente Pane perché è l'unico che ha giocato, nonché il fattore principale per cui non siamo già in B. Continuano a farlo giocare, mi raccomando. Saluti da Simone, che fu, mi sembra quanto in generoso. Ora comunque Simone ti risponderà. No, meglio che non risponda, perché se no rispondo male. Meglio che non rispondo allora, a Simone. Lo stesso vale c'ha un bel nome e basta. Lo stesso vale per Massimo, che dice che a portiere invertito avremmo vinto. E poi il problema numero uno del Siena è proprio Pane, a detta di tutti. Perché non si vuole dare la possibilità a Crisanto di dimostrare quanto vale? Ha vinto il campionato primavera ed è stato premiato come miglior portiere. Vorrei una risposta da Simone Vergassola. Qui ti fanno una domanda, Luca, e quindi ti chiedo: devo essere diplomatico? Perché magari non è mai stata data una chance a Crisanto? Ecco, ti domando. Perché il ruolo del portiere è un ruolo delicato, particolare. E, noi abbiamo ritenuto e riteniamo Pane un buon portiere. Che può fare qualche errore, come lo fanno tutti, lo fanno i grandi portieri, e quindi lo può fare anche Pane. E lo riteniamo un giocatore valido che interpreta bene il ruolo, che sa giocare coi piedi molto bene, e che sta facendo le sue cose. Cambiare il portiere è sempre una cosa difficile e complicata, che io in carriera ho visto fare poco, anche quando giocavo, e noi abbiamo
riteniamo, ripeto, Pan è un buon portiere, senza nulla togliere a Lorenzo, che è un portiere giovane, che c'ha da crescere, da maturare, e si è fatto sempre trovare pronto, ma per ora abbiamo ritenuto che Pan e che Pasquale sia all'altezza, lo è sempre stato, ecco, secondo noi. Poi io direi di ringraziare Michele e Simone per il lavoro svolto finora, e non ultimi i ragazzi della squadra, che applicano molto bene i concetti che gli allenatori gli passano. Il Siena gioca bene, ora testa al Cuneo e nulla è perduto, siamo lì a giocarsela. Il calcio offre sempre un'altra possibilità, e chi lo avrebbe detto a settembre 2017? Di nuovo grazie, e ora tutti al pezzo. Forza Robur, messaggio di Gianni. Poi un messaggio su Rondanini 1-1 con Cutolo, gli ha dato il sinistro anziché portarlo sul destro. Chiunque sa che Cutolo è sinistro. Senza parole, un saluto da Gianmarco e forza Robur da Livorno. Rivedendoci il gol dell'Arezzo, chiamo in causa la regia, ecco Simone, te lo faccio commentare, perché prima si sono espressi Vincenzo e Roberto, se qui c'è un errore oppure solo la bravura dell'attaccante. Qua Ivan aveva preso tempo, perché arrivava il centrocampista e arrivava l'altro centrocampista. Quando la palla è stata allargata su Cutolo, lui scappava, probabilmente non ha sentito che Sbraga stava arrivando e si è preoccupato dell'entrata dell'altro centrocampista. Quindi ha preso tempo perché aveva paura che Cutolo mettesse la palla dentro al centrocampista che era in arrivo. Ecco, qua lui vede il centrocampista, ci dà un occhio, poi sicuramente deve accorciare prima su Cutolo, portarlo sul destro non è facile perché non c'è il tempo di portarlo sul destro, però deve accorciare prima e cercare di togliergli più spazio per il tiro, quello sicuramente. Posso dirti una cosa? Sì, prego. Si gioca a memoria, si gioca la tattica, le diagonali e tutto, ma si gioca anche molto con la lingua. Gioca molto la lingua, la collaborazione, specialmente in difesa. La comunicazione verbale è fondamentale. Arrivo, copriti, sto a destra, sto a sinistra, aspetta, urlare, certo. Accorcia, sono tutti termini che vengono usati pro per la squadra. E questo penso non sia successo, perché altrimenti un errore così, diciamo, dilettantistico non sarebbe successo. Sì, probabilmente l'aiuto vocale, la parola è importantissimo in tutti i settori del campo, e in questa occasione probabilmente ci deve essere più collaborazione verbale di reparto fra Andrea e Ivo. Vero che la squadra era un po' scoperta, Simone. Sì, è una ripartenza, però comunque sei 3-1, perché Cutolo, la linea ruota, ci sei. Lo avrete analizzato comunque sì, al campo? Sì, le cose le analizziamo sempre. Ripeto, ogni gol, sia nostro che degli avversari, c'è anche un errore, perché sennò le partite finirebbero tutte 0-0. Assolutamente. E questo fa parte del gioco. Poi anche la bravura di Cutolo, che è velocissimo. E questo l'abbiamo sottolineato. Vincenzo, abbiamo parlato dell'assenza di Guberti, però non si è sottolineato, secondo me, a sufficienza. Credo che non solo per la gara di Arezzo, dove è entrato a partita in corso, sia mancato anche terribilmente Cristiani nelle partite precedenti. Ha sofferto un infortunio. Alessio Cristiani, centrocampista che forse è anche simile a te, Simone, per qualche verso, a livello di doti, di inserimento, di propensione al gol. Vincenzo, ti chiedo, ecco, anche questa è un'assenza che secondo me, quella di Cristiani, ha pesato molto. Cristiani è un giocatore importante per le sue caratteristiche, per il modo di proporsi, per la zona del campo che lui di solito occupa. Un giocatore sicuramente fondamentale per il Siena. Certo, l'assenza di Guberti si è fatta sentire domenica e sabato terribilmente. Un giocatore che ama giostrare sulle fasce, che salta all'uomo, che crea sicuramente situazioni di pericolo per le difese avversarie. L'unico giocatore a questo punto che sabato era in campo e che costituiva la vera luce nel centrocampo del Siena è il giovane Gerli, che poi è stato ridimensionato da Foglio, mi pare, il giocatore del Foglia il giocatore dell'Arezzo, che ne ha limitato le
le giocate, si sa che poi Gerli è un giocatore bravissimo, piedi buoni ma giovane, e l'esperienza è quella che è, e sicuramente lì Guberti ci è mancato. Ora mi sembra di aver capito che ancora non è perfettamente ristabilito, per cui non si sa neanche se sabato prossimo Guberti potrà dare questo suo contributo che è sempre stato importante per la squadra. Lo chiediamo a Simone come sta Guberti e poi ti chiedo, abbiamo visto anche qualche gol di Cristiani, mancano i gol alla Vergassola a questo Siena? Ma Cristiani è un giocatore importante per noi perché ha tempi di inserimento giusti senza palla, è probabilmente il centrocampista che ha più tempi, anche più esperienza perché è più grande, ha già giocato più campionati. L'ha vinto anche a Como. Ha vinto anche il campionato a Como, questo di sicuro ci manca, non sta benissimo. Quindi questo ci manca. Stefano speriamo di averlo a disposizione per il Cuneo, anche se probabilmente non è al 100%, quindi vediamo ecco, come procede gli allenamenti in settimana e poi naturalmente si faranno le valutazioni del caso, ecco. Roberto, se togliamo la sfida contro il Pro Piacenza, la squadra fuori casa ha stentato nelle ultime partite a livello quantomeno di risultati, con 4 sconfitte nelle 5 gare esterne di questo periodo. È subentrato anche un fattore fisico, cioè c'è un po' anche di debito d'ossigeno dopo una lunga rincorsa? Ma ora le condizioni atletiche passano in secondo ordine, adesso sono le motivazioni che dettano tanto, quindi pensare che uno sia arrivato cotto non è credibile, qui ci sono altri aspetti che contano in questo punto del campionato. Tutto quello che è successo nelle ultime partite in trasferta, come dicevi te, diciamo, può essere riassunto in alcune partite, Pontedera, anziché Livorno, come Arezzo, che abbiamo avuto anche in queste partite le nostre occasioni, non moltissime in certe partite come il Livorno, ma che non siamo stati capaci a capitalizzare, e gli altri invece sì. I pochi gol realizzati, devo dire la verità, in questo momento fanno della classifica del Siena una classifica più discutibile, mentre se avessimo chiaramente avuto nel tabellino dei marcatori qualche gol in più da parte dei centrocampisti, di qualche attaccante che magari negli anni passati ha segnato più volte, che quest'anno magari ci è venuto meno. Non c'è un giocatore in doppia cifra nel Siena in questo momento. Insomma, te guardi un po' la classifica dei marcatori, prima di trovare Marotta ne troviamo 15 di giocatori, e anche sì, a volte, quindi voglio dire, quindi c'è una situazione che è da analizzare. A livello difensivo tanto di cappello, perché chiaramente con l'inserimento di Sbraga si è trovato, si è visto anche la crescita importante di D'Ambrosio, di Rondanini, quindi è stato importante, però gli attaccanti poi alla fine quando hanno gli anni con le polveri bagnate è difficile poterne venire a capo. Poi alla fine vedi i tabellini di chi vince il campionato, fai 50 gol, ne subisci 20, se invece devi farne 50 ne fate 38, poi sono punti che mancano. C'è un tifoso arrabbiatissimo da San Giovanni Valdarno, ci dice: bravi Duccio, davvero una gran bella figura, si perde il derby anche con il Vescovado, e pensare che a gennaio sarebbe bastato veramente poco per fare un bel campionato. Mi sembra che ormai oltre il pane manchi anche il companatico. Comunque forza Robur, Duccio sei forse molto rigido, perché il Siena ha disputato lo stesso un grande campionato, anche se non arrivasse poi al primo posto, ci sono anche i playoff. Secondo me la crescita di Rondanini, D'Ambrosio e soprattutto Gerli in questo campionato è un gran merito di Mignani e soprattutto di Vergassola. Vedi Simone, i tifosi un po' ondeggiano nelle proprie opinioni. E se guardiamo la rosa del Siena, vediamo tanti difensori, tanti centrocampisti e solo 4, dicono 4, attaccanti, di cui nessuna vera prima punta, per di più strutturata. Ad Arezzo è entrato Dossena per fare la punta, Andrea. Ecco, questo è un tema interessante, Andrea. Simone, come rispondiamo al nostro ascoltatore? Non c'era bisogno di una punta di struttura, nel senso il Lescano che poi ha lasciato Siena a dicembre comunque non è stato rimpiazzato con un centravanti di stazza? No, non c'è stata probabilmente l'occasione giusta anche, ecco, queste sono valutazioni
360 gradi, che non è, non è neanche il posto, il luogo adatto per fare. Ora probabilmente, dici, se avessi avuto una punta strutturata ti avrebbe fatto comodo, magari quattro partite fa dicevi, punta strutturata cosa ti serve? Noi eravamo contenti della rosa che avevamo a disposizione, perché comunque volevamo provare a fare un certo tipo di gioco. Il gioco che si è voluto fare, che secondo me spesso ci è riuscito, è quello di giocare la palla a terra in velocità e senza fare lanci lunghi dove probabilmente una punta strutturata ti serve di più. Abbiamo visto prima a Lucca un'azione meravigliosa del Siena per il pareggio. Questo è il concetto, è quello di giocare la palla, di provare a non subire la partita ma di fare la partita, e secondo me anche questo ci è riuscito parecchie volte. E poi sai, col senno di poi puoi trovare tante cose diverse, però io insomma, noi eravamo contenti di quello che avevamo. Probabilmente bisogna crescere anche noi nel metterli in condizioni di trovare meglio la porta, di fare qualche gol in più. Però ora siamo qui, siamo questi, bisogna subito pensare alla partita successiva. Ti chiedo, Simone, Mignani Vergassola, quanto c'è la mano tua in questa Robur? È una diarchia oppure no, vi confrontate costantemente? Cioè, la mano di Michele c'è tanto, perché ha dato secondo me un'identità, un'idea di gioco alla squadra. C'è tanto il fatto che i ragazzi sono stati disponibili e hanno provato a fare quello che veniva richiesto dall'allenatore, quindi merito tanto ai ragazzi che si sono messi a disposizione e sono cresciuti e secondo me stanno facendo ottime cose, e merito comunque alla società che ci ha sempre fatto lavorare in tranquillità, ci ha messo a disposizione dei giocatori, dei buoni giocatori. È una società giovane che si sta impegnando secondo me molto, e quindi tanto merito anche a loro. Poi la collaborazione con Michele, in determinate fasi, non lo so, con Michele ci si confronta in tutto e per tutto. Ecco, lui è stato bravo a coinvolgermi in tutto e per tutto. Io il primo anno che ricopro un ruolo di allenatore, di vice allenatore, è un'esperienza bella, interessante. E grazie a Michele che mi ha dato questa opportunità. Poi cerco di dare una mano in tutto e per tutto, e dal lavoro proprio di campo alla preparazione di un allenamento alla formazione. Ecco, veramente questo devo dire grazie a Michele, che mi rende partecipe in tutto. Vincenzo, Marotta ultimamente sembra un po' lasciato solo a lottare in mezzo alle selve dei difensori avversari. Il gioco lo penalizza, ti chiedo, in questo momento? Marotta sicuramente non sta attraversando il periodo migliore. È un giocatore al quale va tutta la nostra riconoscenza per quello che lui ha fatto. L'anno scorso ci siamo salvati con i suoi gol, anche con i suoi gol soprattutto, direi. Quest'anno aveva iniziato bene, sicuramente ha tirato la carretta, è evidentemente stanco, mi sembra, anche fisicamente, lo si vede dall'atteggiamento, lo si vede da qualche fallo di troppo che fa, e se posso aggiungere anche a qualche atteggiamento, a qualche manifestazione di nervosismo un pochino eccessivo che si vede in campo. Io ero a Pontedera, il finale è stato veramente da censurare per quanto riguarda l'atteggiamento di diversi giocatori, ma anche il suo atteggiamento, che fu preso di peso e tolto da una probabile mischia, insomma non so ora in che situazione era lì, con chi ce l'aveva, io ero in tribuna, per cui non so. Comunque Marotta ora sarebbe da far riposare, perché no, anche in vista
eventualmente, speriamo di no, di una eventuale coda di campionato. Roberto, poi pubblicità. Dunque, io voglio fare una valutazione. Noi tifosi del Siena, dopo aver passato degli anni con allenatori piuttosto discutibili, censurabili sotto tutti i punti di vista, volevamo che la gestione, diciamo, tecnica della squadra fosse affidata a persone moralmente reprensibili, tecnicamente, nella speranza che fossero anche tecnicamente valide. La moralità non si discute e l'aspetto tecnico l'hanno dimostrato. Grazie alla dirigenza che ci ha messo a disposizione da tifosi i nostri due idoli per antonomasia, sia Vergassola che un po' come se il Milan lo allenassero Maldini e Baresi. Esatto, che ci ha rimesso in sesto con la credibilità anche della società, credimi. Simone, visto che Roberto mi lancia un assist telegrafico proprio, visto che il vostro contratto è scadenza, avete parlato di rinnovo? Sì, si sta parlando con la società, ma quello non penso che sia il problema minore, ecco, sia da parte nostra che da parte della società. Ecco, poi noi adesso stavamo pensando al campionato perché era giusto, è giusto così, e poi credo che basta sedersi un attimino e non ci sia nessun problema, ecco, sotto questo punto di vista. E questa è un'ottima notizia. Pubblicità e poi l'ultima parte di Calcio Spettacolo. State con noi. Di nuovo in onda con l'ultima parte di Calcio Spettacolo, puntata dal grande fermento questa sera. Direi di vederci la classifica, grazie all'ausilio della nostra regia, perché quest'oggi si è giocato l'ultimo recupero che l'Arezzo doveva disputare contro il Monza. In casa ha vinto il Monza per 1-0, gol dell'ex bianconero, ma anche dell'ex aretino Ettore Mendicino. Quindi vedete, il Monza è salito a quota 51 punti, in una posizione molto interessante in vista dei playoff. L'Arezzo, penalizzato di 9 lunghezze, ma ancora attende un altro gap in classifica di almeno 6 punti, resta ancorato a 36. Leggiamo la graduatoria a beneficio di chi ci stesse seguendo magari per radio. Robur Siena seconda a 61, preceduta dal Livorno con 63. Entrambe le squadre hanno 33 partite disputate. Tra l'altro, in caso, ricordiamolo, di arrivo a pari punti, sarebbe il Livorno per lo sconto diretto a salire in Serie B. Il Pisa più dietro ha 58, con però turno di riposo da scontare nell'ultima giornata. Ricordiamo che in caso di arrivo invece a pari punti, magari al secondo posto fra Siena e Pisa, in virtù della parità negli scontri diretti si guarda la differenza reti. In questo momento il Pisa è leggermente in vantaggio, mi sembra, di un gol. Poi Carranese 53, Viterbese 52, Monza appunto 51, Alessandria 50, Piacenza 45, Olbia Pontedera 43, Pistoiese 42, Gian Erminio Lucchese 41, Arzachena 38, Arezzo 36, Pro Piacenza 35, Gavorrano 33, Cuneo 32, Prato chiude con 25. In questo momento, tra l'altro, il Prato sarebbe retrocesso in Serie D senza disputare i play-out, visto la forbice di 9 lunghezze che deve sussistere perché i play-out non si disputino. Solo Gavorrano e Cuneo affronterebbero lo spareggio. Su questa classifica chiedo a Vincenzo Bullo. La classifica esprime a questo punto valori che sono ben definiti, ben niti. Certo, nessuno, se ne parlava prima qui con gli amici Roberto e Simone, a settembre chi avrebbe preventivato un Siena lassù a 3 giornate dalla fine. Da questo punto di vista direi che il Siena ha fatto un grande campionato, poi siamo qui a morderci le mani e non solo, a pensare alle occasioni perse e a quante occasioni d'oro ci ha fornito il Livorno con il suo tracollo nel girone di ritorno, perché il Livorno era a più 12. Il resto mi sembra confermare quello che era un po' nelle previsioni. L'Alessandria, che dopo una partenza difficile è risalita prepotentemente, sta occupando un posto importante. Sì, ricordiamo, Vincenzo, che l'Alessandria ha vinto la finale di Coppa Italia di andata contro la Viterbese per 1-0. Se dovesse nel doppio confronto al sollevare la coppa, entrerebbe ai playoff in una posizione molto privilegiata, quindi l'Alessandria forse sta puntando più su questo aspetto. Mi viene da osservare il buon campionato della Carrarese, di Silvio Baldini, una squadra che non pensavo che si proponesse così ai vertici, e questo
che Livorno deve affrontare. Mi fa ben sperare per la partita non prossima, quella. Ecco, vediamo la grafica, sì, con la lavorata promozione. Livorno Cararese, vero? O Cararese Livorno? Vedi, c'è Livorno in casa contro la Cararese. Sì, ecco, Livorno Cararese, ma credo che Silvio Baldini non faccia sconti in quell'occasione e magari, insomma, potrebbe essere Vediamo appunto il calendario delle tre ancora in corsa, anche se il Pisa ha veramente l'1% di possibilità di farcela salire in Serie B direttamente. Leggendolo in maniera sinottica, vediamo che nel prossimo turno, sabato, Livorno in trasferta ad Olbia contro l'Arzachena, Siena che riceverà il Cuneo e Pisa in casa contro il Pontedera. Poi il 28 d'aprile Livorno Carrarese, Roburzena Piacenza e Arezzo Pisa. L'ultima giornata il Pisa riposerà, mentre il Livorno affronterà in trasferta il Piacenza ed il Siena, anch'esso fuori casa contro il Prato. Roberto e poi Simone, prima Roberto. Dunque, la responsabilità di vincere il campionato e le tensioni relative adesso tocca a Livorno mantenerle, nel senso stanno bravi a essere concentrati, non si fanno prendere da tensione inutile. Forse sì, forse no, se non fosse così la partita è già assegnata. Se invece le situazioni anche che si sono create nel passato si dovessero ripresentare anche in queste ultime tre partite, ancora la speranza ce l'abbiamo. Il campionato del Siena si sta concludendo con due partite in casa e una fuori, con rammarico di aver sciupato per strada, ma anche con la consapevolezza di aver fatto sempre delle buone prestazioni, talvolta anche ottime prestazioni. E questo ci induce a essere positivi per il campionato che è stato fatto, per quello che sarà il futuro, che è anche immediato, e poi ci sarà sempre comunque nell'ultima eventualità anche i playoff, sono una novità per la platea bianconera, perché chiaramente i playoff rappresentano un punto interrogativo molto interessante. E infatti Simone ci chiede anche un nostro ascoltatore, o meglio fa una considerazione: arrivando secondi non inizieremo a giocare subito, ce la facciamo a recuperare un po' di condizione fisica, perché così come siamo ora non andiamo lontano. Ricordiamo che chi arriva secondo entra ai quarti di finale. Sì, no, condizione fisica io credo che sia cioè che la squadra non è che sta male, che non corre, la squadra come tante squadre è verso la fine della stagione e quindi un po' di stanchezza c'è, ci sono un po' di infortuni, e stanchezza mentale secondo me ce n'è parecchia, e quindi io credo che faccia parte del gioco, ecco. Noi abbiamo due professori molto in gamba che ci aiutano nel lavoro, i giocatori sono monitorati, li vediamo i chilometri che fanno, le accelerazioni, e quindi insomma vediamo che la squadra non sta male fisicamente. Ripeto, la stanchezza c'è, e se dovessimo andare ai playoff, e quindi ci sarà da stare di più sul campo, ci sarà anche tempo per recuperare un po' di condizione e cercare di arrivare al meglio a queste partite. Ci chiedono anche: l'anno scorso Marotta 15 gol, Neglia 13, Santini 11, non è che il gioco penalizza le punte? Probabilmente sì, siamo noi che non siamo in grado di mettere in condizione di fare gol, però Neglia giocava nella Viterbese, Santini giocava nel Pontedera e Marotta giocava in un altro Siena. Poi col senno di poi sì, hanno fatto meno gol, quindi bisogna essere più bravi noi per mettere in condizione di fare gol. E su questo lavorerete sicuramente con Michele Mignani. Lo stiamo facendo dall'inizio dell'anno. Al campo. Volevo chiederti, Simone, ripercorrendo anche un po' la tua storia con il Siena, insomma 26 gol, più di 350 partite in maglia bianconera, tante soddisfazioni con salvezze anche a volte miracolose in Serie A, promozione dalla B alla A. Tra l'altro a Modena ci ha lasciato anche una mano per, sì, per il parte Siena. Di una mano. Che è poi il dolore purtroppo anche del fallimento. Condensando tutti gli anni a Siena, che esperienza è stata? Qui rivediamo l'immagine della partita di Modena. Madonna, questa era da tanto che non le vedevo queste immagini. No, sono stati anni bellissimi che mi hanno dato tantissimo. Io sono arrivato che ero
che ero ragazzino, cioè ragazzino, ero molto giovane, diciamo, e sono cresciuto qua, sono maturato, sono finito la carriera qua, e, insomma, Siena mi ha come adottato e mi ha fatto sentire uno di voi, uno di loro, quindi è sicuramente un'esperienza più che positiva. Ho giocato tantissime partite ad alto livello, ad alti livelli. Qui vediamo l'episodio del tuo infortunio. Mi sembra 26 punti di sutura. Sì, 26 punti di sutura. Questo non mi piace meno per lanciare la maglia ai tifosi, fra l'altro. E devo dire che mi ha dato veramente tanto, mi ha fatto giocare con giocatori fortissimi. Chi è il più forte insieme al quale hai giocato? Qua a Siena ce n'è parecchi. Io ricordo benissimo Flo, che secondo me era un signor giocatore, Enrico Chiesa, anche se era a fine carriera, un giocatore come calcia Enrico, come vede il gioco Enrico, Taddei, Rodrigo ha fatto delle annate fantastiche, ma lo stesso Ghigù, Cuffré, cioè, dimentico di sicuro dei giocatori perché ne ho avuto tantissimi. Allora giocato contro? Locatelli, Maccarone. Giocato contro magari? Giocato contro il primo Ronaldo dell'Inter, penso che sia stato il più forte giocatore che ho visto, che col quale ho giocato contro, ecco, insieme a Zidane. Invece stiamo rivedendo le immagini della promozione in Serie C del Siena, targato Antonio Ponte e Massimo Morgia. Qui la partita è quella di Massa. E Simone, tu facevi parte della rosa di quella Robur, però giocasti solo la sfida di Coppa Italia contro il San Donato e la Varnelle, partita, sì. E poi una fascite plantare, mi poi sembra purtroppo ti tenne fuori tutto l'anno. Una spina calcaneare mi ha tenuto fuori e mi ha fatto smettere di giocare a calcio, perché avrei voluto giocare altri, insomma, quell'anno e l'anno successivo l'avrei giocato volentieri, perché a parte questo problema che mi ha fatto smettere, poi fisicamente ero ancora abbastanza integro e mi sentivo direi. L'anno della Serie D di sicuro avrei aiutato a finire un po' più facilmente la stagione, secondo me, insieme a Daniele in mezzo al campo una mano l'avrei potuto dare per dare un po' di tranquillità ai ragazzi giovani. È rimasto proverbiale, però, Simone, l'abbiamo visto nella clip introduttiva, il tuo sfogo dopo la partita con il Bastia vinta dal Siena 3-1. Troppi mugugni, troppi fischi, sbottasti, insomma, in conferenza stampa. Sì. A Siena a volte in tribuna pensano di essere a Madrid o Barcellona, non si ricordano dove siamo, ecco. Ma questo anche quest'anno, io me ne sono accorto più di una volta. A volte bisognerebbe rendersi conto di dove si è e di quello che si è fatto, perché non abbiamo mai giocato la Champions, neanche quando eravamo in Serie A, e quindi a volte se lo dovrebbero ricordare certe persone. Ecco, io non ce l'ho con tutti, ma con parte di alcuni tifosi sì. Sempre nella gestione Ponte, dopo che avevi dato appunto l'addio al calcio, il presidente ti offrì poi l'anno successivo l'incarico di vice allenatore assieme a Gianluca Azzori come primo, però non accettasti. Neppure poi l'anno seguente, quando la Durio si insediò, ti fu offerto, mi sembra, il ruolo di prima di allenatore della Berretti, o comunque di collaboratore tecnico, anche là rifiutasti, preferendo andare, mi sembra, in una scuola calcio a Sarzana. Sì, ho iniziato con... Perché questo rifiuto? E poi il sì l'anno dopo. Rifiuto, non c'erano secondo me le condizioni l'anno dopo della Serie D per iniziare con quell'incarico, perché non me lo sentivo mio, perché non avevo ancora maturato un minimo di esperienza, perché c'era un allenatore che comunque non conoscevo e non mi sembrava ci fosse le condizioni giuste. Poi l'anno dopo c'era stata la possibilità di rientrare con Coppola, Morgia, con lo staff col quale avevo già lavorato, anche se poco in campo, e lì sarei rientrato volentieri. Poi non se ne fece nulla, perché le cose andarono un po' troppo per le lunghe e non ci furono le condizioni. Ringraziai la presidentessa Federico, insomma la società con Baira per l'opportunità che mi era stata proposta, però anche quella non la sentivo mia, ecco. E poi quest'anno c'è stata di nuovo questa opportunità con Michele e sono felice di poter rientrare, e quindi devo ringraziare Michele e la società che mi hanno dato questa opportunità, ecco. Due messaggi ci chiedono perché ad un certo punto del campionato Guberti venisse sempre sostituito al quarto d'ora della ripresa.
perché ci abbiamo un è un portafortuna, come c'aveva l'acqua santa tra pattoni, noi ci abbiamo un portafortuna che era il quindicesimo. No, scherzo, non c'è una motivazione, c'è che uno vede la partita, valuta le situazioni e ritiene che in quel momento ci sia bisogno di un cambio. E ecco, era solo quello. Il momento della partita. Sì. La squadra deve stare tranquilla, ancora niente è compromesso, possiamo vincere ancora il campionato. E se non ci riuscissimo, abbiamo ancora i playoff da affrontare come secondi. Calma e gesto, i tifosi sono con voi, continuate a lavorare sereni e bene come avete fatto finora. Avanti, Robur. Messaggio di Mirko. Roberto? Amarezza, ma io preferirei fosse rabbia. Amarezza a parte dei tifosi, rabbia a parte dei giocatori. Ah, bravo, bisogna trasformare questa amarezza, questa incazzatura in energia positiva, in rabbia agonistica, esatto. per pensare alla prossima partita. La rabbia ti fa dimenticare anche le tensioni di quello che stai giocando. Roberto, è ancora possibile quindi arrivare primo per il Siena, al di là dei numeri aritmetici? Percentualmente si sono ridotte le possibilità, ma le possibilità ci sono sempre. Nel calcio poi succede talvolta, anche spesso, che i risultati dati per scontati in un modo si ribaltino e allora si aprono palcoscenici, diciamo, inaspettati. Abbiamo gli ultimi 3 minuti, Vincenzo, parliamo del Cuneo, prossimo avversario dei bianconeri, sabato ore 14:30 allo stadio Artemio Franchi. Ci ricordiamo purtroppo la partita di andata dove la Robur non scese in campo, dicevamo a microfoni spenti, l'unica partita steccata dai bianconeri, Cuneo, proprio in pieno. È un'altra delle squadre cosiddette bestia nera del Siena, no? Ogni squadra ha la sua bestia nera, quest'anno noi ne abbiamo avute un paio o tre, una è il Pontedera, una è il Livorno. Purtroppo il Siena ha perso al ritorno con le stesse squadre, con cui aveva subito sconfitta ecco all'andata. Perché parlo di bestia nera? Il Siena recuperò questa partita in un campo ghiacciato praticamente, quindi in condizioni assolutamente inadeguate e non adatte al gioco palla a terra, al giro palla, al fraseggio di solito fa il Siena, e qui il Siena sicuramente non pervenuto, ricordo una partita assolutamente dove il Siena non ha messo mano. E questa partita si ripropone sabato prossimo in un momento particolare, abbiamo già detto che momento è per il Siena, ma anche il Cuneo che sta sgomitando nei bassi fondi della classifica, che sicuramente 32 punti, sì. Non ci regalerà nulla, non tant'è che ha battuto qui la Viterbese nel turno appunto, precedente, ma cercherà di fare quantomeno un punto, quindi sono le partite sicuramente più difficili per noi, si metteranno tutti lì il Siena, speriamo di no, ma di solito quando le squadre si schierano in difesa e cercano il punto non è mai facile poi scardinarle e andare a trovare il gol. E il Cuneo è una squadra che sabato si proporrà con questo atteggiamento, vista la classifica che ha, insomma. Roberto? Ma io più che le partite che ci hanno visto su Comrie, mi ricordo con estrema felicità quelle che ci hanno visto vincenti, perché siamo, ritorno a dire, passati da un anno tribolato dove abbiamo perso 19 partite senza mai tirare in porta una volta, a un anno ricco di dignità, di forza, di determinazione, e ben felice di aver tifato per questi colori e per questi ragazzi che ci hanno regalato un sogno che ancora non è finito, quindi sta a loro giocarsi queste chance importanti da qui alla fine, e sperando che appunto la fortuna li arrida, perché per l'impegno che hanno profuso si meriterebbero un risultato importante. Messaggio di Zamp: volevo chiedere al mister se la pensa come me. Credo che il preparatore dei portieri Giorgio Rocca sia un lusso assoluto per la Serie C, il migliore d'Italia. Rispondiamo al nostro ascoltatore Simone e poi ti chiedo una battuta anche sul Cuneo, naturalmente. Giorgio è un ragazzo
ragazzo cresciuto con tantissima esperienza, molto, molto in gamba, che ha lavorato in categorie superiori, quindi è una persona secondo me preparata, che dà un ottimo contributo, che sa fare benissimo il suo lavoro, questo ne sono fermamente convinto. Poi cosa mi hai chiesto? Sì, sul Cuneo, prossimo avversario, formazione contro cui il Cuneo ha perso all'andata. Sì. Cuneo dell'ex Moschin. Abbiamo perso con Arezzo, giochiamo contro quello che abbiamo perso, madonna che giornataccia. Allora, il Cuneo è una squadra che viene dalla vittoria con la Viterbese, dal pareggio con l'Arezzo, una squadra... Ha vinto anche a Livorno. Vinta Livorno, una squadra da prendere con le molle, non ci sono per noi, come per quasi tutte le squadre del girone nostro, partite alla portata, ogni partita è da giocare alla morte. Di solito le squadre che vengono qua da noi si chiudono molto, molto dietro, ti aspettano, quindi ci saranno pochi spazi, bisognerà avere molta, molta pazienza e non sarà facile. Bisogna partire col piede giusto, con l'intensità e la cattiveria agonistica giusta, perché è una partita che bisogna vincere a tutti i costi, però usando sempre la testa. Anche un pizzico di fortuna è quella non... Quindi un appello anche per il pubblico, venite in massa allo stadio per spingere il Siena verso la vittoria. Domanda finale, Simone: nel caso in cui il Siena non riuscisse ad arrivare al primo posto, come ci si calerebbe poi una mentalità playoff? Perché bisognerebbe invertire l'umore del gruppo dal rammarico per non aver conseguito una promozione giocata fino all'ultima giornata alla positività per andare a giocarsi di spareggi. Ma come bisogna fare non lo so ancora, perché non ci penso ancora, perché penso soltanto al Cuneo e a provare quindi ad arrivare primo. Quando sarà il momento ci penseremo, ma sarà di sicuro un altro campionato, un'altra situazione. Bisognerà prendere in considerazione tutte le cose fatte nella maniera giusta, analizzare quelle fatte un po' meno, ricaricare le batterie e calarsi di nuovo in questo mini torneo. Simo, sei un grande, un'annata iniziata con aspettative per un campionato di media classifica ed ora a lottarci un campionato, quindi solo grazie a squadra, mister e società. Chiaramente ci può stare l'amarezza e la delusione di aver buttato via l'occasione d'oro da parte della tifoseria. Non capisco perché un portiere che ci ha fatto perdere un campionato debba ancora continuare a giocare. Tutto bene, Simone, forse fino all'ultima considerazione. Naturalmente qui ognuno può esprimere il proprio... Il calcio è bello perché tutti possono dirla loro e tutti ci sentiamo un po' allenatori ed è giusto che sia così. Vediamo se recupero altri messaggi. No, se sono brutti non mi legge neanche, perché mi fa innervosire di più. No, credo che dico una cosa: se quelli che vengono allo stadio devono incitare la squadra, aiutare la squadra, se non venire per rompere le scatole, che se ne stiano a casa tranquillamente e se ne vadano al mare. Un appello da parte mia Simone Vergasso, non c'entra niente né la società né la squadra, da parte mia Simone Vergasso, se dovete venire, venite per incitare la squadra. Chiarissimo, se no Simone, a casa o al mare. Chiarissimo, mi scuso se ho lasciato per stare qualche messaggio, sono arrivati veramente in maniera numerosa questa sera. Io ringrazio intanto in regia Franz Plantone e Diego Gasparoni, alle camere Mattia De Santis e Tommaso Bruni, Roberto Benincasa, buonasera. Vincenzo Vullo. Grazie. E naturalmente Simone Vergassola, grazie. È stato un piacere ma un onore per noi. È stato un piacere anche per me, grazie. Grazie all'ufficio stampa Bianconero con Tommaso Salomoni, alla società Roburziana per averci permesso di ospitarlo. Da parte di Giulio Valenti un saluto a tutti, buon proseguimento di serata. Vi lascio con la replica del nostro notiziario e poi la partita di pallavolo fra Emma Villas Siena e Gioia del Colle, vinta dall'Emma Villas Siena. Un saluto a tutti con Calcio Spettacolo, ci vediamo martedì prossimo.